Pneumatici Valtellina. Posso rubarle 3 secondi per una domanda? Uno, parliamo di calcio, ti investono a te? Siamo in mezzo alla strada, forse ci spostiamo un attimino. Sì. Italia, perché siamo fuori? Lei cosa ne pensa? Troppi stranieri ci sono in Italia che giocano, dai. Posso farvi una domanda sola? Ho bisogno delle donne perché volevo parlarvi di nazionale di calcio. Ancora? Zero. Ma interessa la cosa? Che l'Italia sia fuori dai mondiali? No, ma assolutamente no. E se le dico che l'Unione Europea ci ha detto che noi non abbiamo i conti a posto, che i politici italiani dovrebbero dire la verità alle elezioni? Vabbè, anche quella di sicuro, sono fuori dal posto tutti. E se dico che l'Unione Europea ci sta mandando un commissario perché non abbiamo i conti a posto, dicendo che l'Italia dovrebbe i politici italiani dovrebbero dire la verità durante le elezioni, e i politici italiani hanno risposto: ma noi le diciamo la verità. Ma mi rimane il dubbio in tutto. Che dice, diciamo la verità, sarà difficile. Secondo te è vero che i politici italiani in campagna elettorale non la raccontano giusta? Sì, secondo me sì. Sai cosa ha risposto Padoan? Che loro dicono sempre la verità, ed è un nostro ministro. Non possono dire, affermare che dicono balle, anche se dicono balle comunque, devono dire che dicono il vero comunque, cioè nel senso. Aspetta. Non possono affermare che dicono balle, anche se dicono balle, in effetti non dicono il vero. Come funziona questa cosa qua? Vero che posso farmi una domanda? Posso rubarvi 30 secondi? Siete fantastici, abbracciati. Vi abbiamo addoppiato perché abbracciati è fantastico vedervi. Grazie. E abbiamo uomo e donna, nazionale di calcio italiana, buttata fuori dai mondiali. Non mi interessa niente. Proprio. Anticalcio tutte e due. Anticalcio. Completamente. Potrebbero smettere di giocare domani mattina, guarda. Sa che Katainen, vicepresidente dell'Unione Europea, ha detto che l'Italia non è messa bene, lo sapevamo questo, certo, lo sapevamo, ma anche che noi. I politici italiani dovrebbero dire la verità in campagna elettorale di solito. Certo, concordo. Quindi secondo lei non la dicono? Insomma, Padoan ha risposto però che loro dicono sempre la verità.